Che un bambino si procuri una piccola ferita giocando ci sta, fa parte anche questo del percorso di crescita. Ma che lo stesso bambino si ritrovi sotto ago e filo di sutura senza anestesia, ecco, questo si potrebbe pure evitare. Eppure una nostra telespettatrice ci racconta quel che è successo a suo figlio in pronto soccorso a San Bassiano, dopo che il piccolo si era tagliato alla testa giocando con gli amichetti. Hanno provato a mettergli la colla dove era tagliato, dicendomi subito che probabilmente avrebbe avuto bisogno di punti. Da lì abbiamo aspettato un bel po' perché qua a Bassano non hanno la precedenza comunque, no, i bambini. Dopo un po' è risultato evidente che il primo tentativo sarebbe andato a vuoto e che c'era bisogno di una sutura. Qualcosa però è andato storto. Quando siamo andati in ambulatorio per la visita, che c'erano due giovani medici, ha tentato di suturarlo, no? Perché alla fine non si era chiuso e lui aveva molto male e lui mi guardava, piangeva e il medico si è spazientito e ha detto: sì, ma insomma, questo bambino è una frigna, per come mai continua a piangere? E io gli ho detto: guardi, non lo so, nel senso, dovete saperlo voi. Insomma, gli hanno messo l'anestesia e mi ha detto: non dovrebbe sentire niente. La mamma a questo punto ha rivelato i suoi dubbi ai medici. Guardi che l'anestesia non gliel'hanno messa, che io sappia, gli hanno messo qualche ora fa la colla per tentare di unire i lembi, ma non gli hanno fatto l'anestesia perché poi aspettavano che un medico lo vedesse per vedere se aveva bisogno appunto di punti di sutura. La donna spazientita ha insistito perché i medici si informassero con i colleghi sull'effettivo utilizzo dell'anestesia. Ed ecco cosa è successo. Ho detto: scusatemi, il vostro collega che ha fatto questa cosa è un ambulatorio più in là, andate a chiederglielo, ok? O vado io. Da lì il medico è andato, è tornato e mi ha detto: sì, effettivamente non gli avevano fatto l'anestesia. Ma lei lo stava suturando a vivo, ok? E si lamentava e ha pure trattato male il bambino. Alla fine sono stati applicati i pochi punti di sutura necessari e tutto si è concluso senza ulteriori difficoltà. Ma la nostra telespettatrice, che ha deciso nei giorni scorsi di raccontarci questa vicenda avvenuta qualche mese fa, rimane l'amaro in bocca per una situazione molto spiacevole.